Ciao, questo video è pensato per i momenti in cui siamo un po' giù e abbiamo bisogno di ritrovare il sorriso, ritrovare un po' di energia. È una breve pratica, sono alcuni asana e poi c'è una breve meditazione alla fine. Quindi, vista la durata molto contenuta, lo puoi fare quando desideri. Quando ne hai bisogno, insomma. Iniziamo subito sdraiandoci in terra. Ci sdraiamo al centro del tappetino. Ci assicuriamo che i piedi siano paralleli tra di loro, aperti alla larghezza del bacino. Con le dita delle mani posso toccare i talloni, stendo bene la schiena in terra. E mi muovo con il respiro, quindi inspirando, sollevo il bacino e sollevo le braccia oltre la mia testa. Espirando, riporto il bacino in terra e le braccia lungo il corpo. E ancora inspiro ed espiro. E ancora inspiro ed espiro. Ancora due, inspiro ed espiro. L'ultima, inspiro e rimango un attimo qui. Poi gentilmente scendo con il bacino, riporto le braccia lungo il corpo, rimango per un attimo con la schiena ben piatta in terra. E poi mi porto le gambe al petto, le abbraccio, inspiro. Ed espirando guido la fronte tra le ginocchia. Afferro le gambe e qui inizio ad ondolarmi avanti e indietro fino a portarmi a sedere. Metto i piedi in terra, sollevo le braccia, apro il petto. Poi metto le mani in terra, incrocio le gambe, posso saltare o fare due passi per portarmi nella posizione della tavola. Con o senza le ginocchia scendo in terra, ruoto le spalle indietro, salgo per cobra, un piccolo cobra, aprendo bene il petto e mi sollevo a cane, a faccia in giù, sollevando il bacino, portando i piedi in terra aperti alla larghezza del bacino, spingo con le mani in terra. Ora porto le ginocchia al tappeto, le dita dei piedi sono ancora puntate in terra e mi sollevo. Mi siedo per un attimo sui talloni, la schiena dritta, mi porto a fare la posizione del cammello. La facciamo, diciamo, accennata, solo per avere l'apertura bene del petto. Quindi saliamo sulle nostre ginocchia, possiamo poi mettere un supporto morbido sotto le ginocchia per proteggerle. Sollevo il braccio sinistro, lo ruoto indietro e vado ad appoggiare la mano al tallone. Ruoto il bacino nuovamente in avanti, sollevo il braccio destro, aprendo il petto, spingo il bacino in avanti, non mi inclino indietro e solo il petto si apre. Ritorno al centro.
Mi siedo un attimo, stendendo bene la schiena. Se ho la tendenza a buttare in fuori il coccige, cerco di attivare un po' di più l'addome per stendere la parte lombare. Se ho la tendenza a far cadere le spalle indietro, le ruoto per tenere il petto ben aperto. Andiamo con l'altro lato, quindi ci risolleviamo. Braccio destro, inspiro e mano sul tallone. Se non arriva, posso utilizzare un supporto. Rivolgo il bacino in avanti, sollevo il braccio sinistro, lo sposto indietro. La testa può inclinarsi indietro o posso continuare a guardare in avanti se la cervicale mi dà fastidio. Inspirando, ritorno, mi siedo un attimo sui talloni per stendere bene la schiena come prima cosa. E poi mi porto nella posizione del bambino, il collo del piede in terra, la fronte in terra, le braccia o lungo il corpo o davanti a me. Arrotondo bene la schiena con l'intenzione di avvicinare i glutei il più possibile ai talloni. Questa è una dolce controposizione, contropostura rispetto a quella del cammello. Inspirando lentamente mi sollevo, incrocio le gambe. E mi siedo. Mi siedo comodamente. Se voglio utilizzo un cuscino per essere più comodo. La schiena rimane ben dritta e chiudo gli occhi per un attimo di raccoglimento. Seguo il mio respiro. Sento le ispirazioni lente e controllate. E seguo le ispirazioni profonde e complete. L'aria entra attraverso le narici, portando freschezza, ed esce portandosi via ciò che non mi serve. Ora facciamo un piccolo esercizio di visualizzazione, perché inspirando immaginiamo di ispirare felicità ed espirando mettiamo questa felicità nel nostro cuore. E continuiamo inspirando ed espirando questa freschezza, questa gioia trova spazio nel nostro cuore. E ancora inspiro ed espiro nel cuore. Ancora una, inspiro e nel cuore. Rimango con gli occhi chiusi e semplicemente immagino il mio viso. Lo immagino sorridente, gli angoli della bocca si sollevano, si dipinge un sorriso sulle nostre labbra, siamo felici. Le
La gioia che abbiamo riposto nel cuore ci illumina e illumina il nostro viso. Con un semplice e meraviglioso sorriso. Manteniamo questo sorriso. Uniamo le mani al cuore. E lentamente apriamo gli occhi. Solleviamo i pollici alla fronte. Namaste. Bene, spero che questa piccola pratica ti possa essere utile nei momenti che abbiamo tutti, no? E un po' dove vediamo tutto scuro, per ritrovare la gioia che è sempre in te. Alla prossima!